gli operatori di flusso. Quindi, come dicevamo un attimo fa, abbiamo detto che su questi oggetti di tipo stream sono definite delle funzioni e noi sulle funzioni utilizzeremo questo tipo di notazione. Poi sono definiti degli operatori che sono minore, minore e maggiore, maggiore, che si utilizzano esattamente come Cin e Cout. Per cui, per esempio, se io voglio leggere una variabile intera dallo stream a stream, faccio stream minore minore a, stream minore minore x. Alla stessa maniera, se voglio scrivere una variabile a o una variabile x su uno stream, faccio stream maggiore maggiore a, stream maggiore maggiore x. L'apertura del file si fa con una funzione specifica che si chiama open. La funzione open richiede due informazioni: il nome del file, cioè la stringa di caratteri che corrisponde al file nella struttura, al nome del file memorizzato sul disco, e poi gli specificatori. Ragazzi, gli specificatori ci dicono se questo stream lo apro in scrittura, lo apro in lettura, lo apro in modalità append e così via. Come vengono richiamati? Vengono richiamati mettendo, definisco una variabile di tipo stream, che chiamo stream name, la funzione open, così come la funzione close. Vedete, la funzione close è chiudere uno stream. Che cosa vuol dire chiudere uno stream? Vuol dire che stacco la variabile interna di tipo stream da quel nome di file che si trova sull'hard disk. Ragazzi, da questo momento in poi, quella stessa variabile di tipo stream la posso utilizzare per aprire un altro stream, o in lettura o in scrittura. Quindi la sequenza è: definisco una variabile di tipo stream, con la funzione open apro lo stream, con la funzione close chiudo lo stream. Come si richiamano queste funzioni? Sempre il nome dello stream punto close. Abbiamo essenzialmente tre tipi di stream: input file stream, output file stream, fstream. Allora, nella gerarchia delle classi del linguaggio C++, questa è la classe generatrice, queste sono le due classi figlie. Vale a dire che un oggetto della classe fstream può essere sia uno stream di input sia uno stream di output. Allora, quello che normalmente si fa, se uno stesso stream lo vuole usare aprendo un file in lettura, poi aprendo un altro in scrittura, basta definirsi una variabile di tipo fstream. Fstream può essere associato sia a uno stream di input che a uno stream di output. Se invece ve le definite così, vi state dando una caratteristica specifica: quello stream è solo di input, quello stream è solo di output. Quindi negli esercizi io utilizzerò questa tipologia di stream. Allora, questi sono gli specificatori. Ragazzi, è comparso questo simbolo punto 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 punto, che è quello che ho usato qui. Nella sintassi del linguaggio C++, questo operatore, che si chiama punto 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 punto, si fa mettendo due operatori, due caratteri e due punti vicino, significa: guarda, questa funzione print non è una funzione print qualsiasi, ma è la funzione print definita per la struttura elem. Questa variabile in non è una variabile in qualsiasi, ma è lo specificatore input di questo oggetto IOStream. Allora, è chiaro che questa è una sintassi che è molto più familiare se uno conosce la programmazione oggetti. Poiché la programmazione oggetti non fa parte di questo corso, allora ricordatevi, imparatelo a memoria.
è uno stream di input, si scrive iOS punto 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 in, è uno stream di output, si dice iOS punto punto out. Ragazzi, questo significa che c'è una struttura dati di tipo stream che ha un flag particolare che è associato al fatto che quello stream è di input o di output. Io comunico questa informazione mediante questa dicitura. Posso definire uno stream sia di input che di output usando l'operatore type. Questo è molto utile perché facciamo un file di output in modalità append, quindi facciamo quell'operazione che dicevamo prima. Questo, dopo l'open, ci si sposta a fine file. Quindi io apro un file e salto tutto e mi porto alla fine. Di questo non vi farò nessun esempio, però l'ho aggiunto per completezza. Allora, supponiamo che vogliamo aprire uno stream in lettura. Mentre facevamo la pausa ho scritto un piccolo pezzettino di codice che vi faccio vedere, così vediamo subito un esempio e poi completiamo le altre cose. Aspettate che aumento un po' quel font qui. Ancora piccolo, ve lo ingrandisco ancora. Allora, in questo esempio, ovviamente poi vi metto tutti questi progetti, vi rendo disponibili. In questo progetto ho definito varie cose, poi vi farò vedere come si fa come si può cifrare un file, come lo si può codificare e decodificare, ma vediamo un'operazione molto semplice. Voglio leggere una matrice i cui dati si trovano in un file. Allora, io per non doverli mettere 50 volte a mano sono andato su una certa cartella che si trova nella posizione sul disco D. Nella cartella appo c'è un file che si chiama matrice.txt. Dentro questo file ci sono memorizzati questi numeretti 3, 4, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questa è una matrice di 3 righe e 4 colonne. Questi sono gli elementi della matrice. Se dovessi metterli a mano, dovrei mettere io a mano. Chiaramente qua, invece di fare 3, 4, posso scrivere 100, 200 e ci metto una volta per tutti questi numeri. Allora, io voglio provare a leggere da file questa matrice. Allora, qual è l'operazione che devo fare? Abbiamo detto, mi devo definire uno stream di input. Abbiamo detto che piuttosto che usare le variabili ifstream e ofstream uso la variabile fstream che è di livello superiore. La variabile fstream può essere sia di input che di output. Allora mi definisco una variabile in che è di tipo fstream, queste non le guardate. Poi mi definisco una matrice che ha dimensione massima 10%, poi delle variabili rr e rc che rappresentano il riempimento righe e il riempimento colonna, cioè l'utente quante righe e quante colonne vuole mettere, e poi chiamo la funzione readMat e gli passo lo stream dal quale leggere il file, la matrice mat che deve essere caricata, le variabili rr e rc. Come è fatto il prototipo di questa funzione? Nel file.h vedete il prototipo di readMat vuole uno stream passato per reference. Ragazzi, questa è una cosa fondamentale.
gli stream si passano per reference. Perché? Perché devo fare in modo che quelle operazioni che ho fatto dentro questa funzione, se lo stream non lo passo per reference, allora vuol dire che quella variabile tipo stream nasce e muore dentro il mio file. La sintassi del linguaggio dice: poiché lo stream è un oggetto che deve essere manipolato dentro la funzione, aprendolo, collegandolo al file esterno, deve essere restituito al programma chiamante. O io faccio tutto nella funzione, definisco lo stream, apro il file, lo chiudo e tutto finisce là. Ma se io ho uno stream nel programma chiamante, me lo faccio aprire nella funzione, questo stream deve essere passato per reference, perché dentro questo stream di fatto c'è il puntatore a quell'area di buffer associata al file che sto aprendo. Quindi ricordatevi, gli stream si passano sempre per reference. Poi gli passo la matrice e per reference le variabili numero righe e numero di colonne che rappresentano il riempimento effettivo di questa matrice. Come è fatta questa funzione? Allora, guardate, readMat ha una variabile f che è uno stream passato per reference, la matrice nrnc che sono i riempimenti di righe e colonna. Allora, definisco char nome 1 di 50. Perché mi serve questa variabile? Poiché l'utente dovrà immettere il nome del file nel quale si trovano i dati, questo file deve essere memorizzato in una stringa. La stringa la devo salvare in un array di caratteri. Poi ho i e j. Allora, cout immette il nome del file, cin nome 1. Con l'operazione cin nome 1 l'utente immette il nome del file. Ragazzi, il nome del file completo, cioè disco e le varie sottocartelle fino ad arrivare al nome del file, si dice il path name completo di quel file. Perché? Perché il nostro programma deve chiedere al sistema operativo: apri questo file, e gli deve dare il nome completo del file. Dopodiché io dico f.open. Allora notate, la funzione open è una funzione membro dell'oggetto fstream, così come print è una funzione membro della struct enum. Gli passo nome 1, che è la stringa che contiene il nome del file da aprire. ios.in mi dice: guarda, questo file il cui nome sta scritto qua dentro me lo devi aprire in lettura. Allora, questa operazione di apertura può andare a buon fine oppure no? Perché potrebbe non andare a buon fine? Qual è un motivo per il quale questa funzione non riesce a fare quello che deve fare? Si sbaglia il nome del file, oppure se quel file non c'è proprio in quella cartella, chiede al sistema operativo: apri il file di due punti app di due punti slash app slash matrici.txt. Quel file non c'è, che succede? Il sistema operativo mi riporta un errore. Questo errore viene salvato nella struttura dati dello stream F. Quando io dico if not f, che vuol dire? Poiché lo stream, ragazzi, cercate di capire questo, lo stream è una struttura dati che contiene una serie di informazioni. In buona sostanza lì dentro ci sono dei flag e c'è un puntatore al buffer associato a quel file. Ora, se questa operazione non è andata a buon fine, nella struttura F io gli metto una particolare condizione di errore. Con l'operatore, e quindi è come se la variabile stream mi riportasse un'informazione tipo booleano. Se è vero, vuol dire che l'operazione è andata a buon fine. Se è falso, no. Allora, dicendo if not F, io mi dico:
Se lo stream F è una condizione buona, cioè la condizione booleana è true, allora not true diventa false e questa cosa non la faccio. Ma se l'operazione non è andata a buon fine, lo stream F è associato a uno stato di errore. Quindi not F diventa true e io dico stampo al video errore in apertura del file sorgente. Qui in realtà avrei dovuto fare anche un'altra cosa. Se c'è stato un errore mi sarei dovuto proprio fermare, quindi qua sarebbe stato più corretto scrivere così. Cioè addirittura invocare la funzione exit che mi procura l'interruzione immediata del mio programma, perché se quel file è sbagliato io dopo che faccio a fare f maggiore maggiore nr, cioè non ho collegato la mia variabile a un flusso, tutto quello che vedo è sbagliato, allora ne do comunicazione di errori all'utente ma impongo una exit. Vedete, questo è uno dei casi nei quali il programma termina in maniera anomala e ne do condizione di errore. Volendo qua invece di fare cout avrei dovuto fare cr e mandare sul flusso standard di errore questo messaggio al sistema. Dopodiché, se non si è verificata questa condizione, cioè l'apertura dello stream è avvenuta in maniera corretta, allora io faccio f maggiore maggiore nr. Ragazzi, questo che fa? Esattamente come se avessi scritto cin maggiore maggiore r, solo che quei caratteri invece di prendere da tastiera li va a prendere dal file matrice.txt e fa la stessa cosa, fa questo doppio ciclo for leggendo gli elementi della matrice, poi a riprova che tutto è andato bene mi faccio stampare la matrice che ho letto. Stavolta però la stampa come la faccio? Se questa operazione ha caricato correttamente la matrice M, ora facendomi stampare a video il contenuto di quella matrice io verifico che quello che ho messo è esattamente quello che mi serviva. Per verificare che tutto è andato a buon fine anche nel programma principale, mi sono fatto ristampare la matrice, però scrivendo in testa stampa matrice dal main. Così una volta la vedo stampata dentro la funzione, un'altra volta la vedo stampata dal main e sono sicuro che anche tutto questo passaggio di parametri è andato a buon fine, perché la matrice me la trovo corretta nel main. Ok? Allora, ricompiliamo un attimo perché ho fatto questa modifica. Eseguiamo il codice. Allora, aspettate che qua ingrandisco un poco. Allora, se metto il nome del file sbagliato, per esempio scrivo matrice.txt, allora il nome del file di input è matrice.txt perché me lo sono fatto stampare per essere sicuro che la lettura del come file era corretta. Questo è esattamente quello che ho messo, però errore in apertura file sorgente, è andato direttamente in exit, per cui il programma è finito, devo solamente chiudere la shell di sistema. Allora, ho gestito una condizione di errore, quel file non c'è, il programma deve finire. Se invece mettiamo il nome del file corretto, allora qua ci metto d:// appo/matrice.txt
Allora notate che il nome del file è questo, la matrice letta è questa, la matrice letta dal main è questa qui. Quindi verifico che questo è quello che ho letto nella funzione readMat, questa è la struttura dati che mi ritrovo nel main, quindi tutto il collegamento tra programma chiamante e funzione di lettura è andato in maniera corretta. Allora ragazzi, alla stessa maniera potete stampare un file, leggere un vettore, stampare un vettore, vedete che le operazioni concettualmente da fare sono semplicissime. Definite uno stream, lo aprite e poi una volta che l'avete aperto con la fopen, quindi quello che sta scritto qui dentro, lo aprite con la fopen. Vi consiglio sempre, dopo aver chiamato la fopen, di verificare che l'apertura del file sia andata a buon fine. In realtà avrei dovuto fare anche un'altra verifica. Supponete che in quel file matrice.txt, ragazzi, voi non dovete fare l'ipotesi che tutto è fatto bene. Supponete che in questo file io invece di scrivere 3,4 scrivo 31 e 47. Ma questo è un errore, perché io ho scritto che ci sono 31 righe e 47 colonne. Il programma mica fa queste verifiche, legge quella roba e fa i cicli fuori. Secondo voi che succede qua? Succede che si verifica quella condizione di fine file. Mentre lui sta leggendo, il file finisce. Allora, proviamo a vedere che succede se lo faccio eseguire ora. È successo un terremoto. Perché? Perché si è verificata una condizione di fine file, io non l'ho gestita e chiaramente a un certo punto il puntatore a quel file mi è andato in errore perché non c'erano più dati, ma io continuavo a leggere puntando a quell'area che non conteneva più nulla e il sistema mi è andato in errore a runtime. Allora, io che cosa avrei dovuto fare? Avrei dovuto verificare che andando a leggere in questo for avrei dovuto aggiungere la condizione non solo che i era minore di nr e j minore di nc, ma lì dentro ci andava in end la condizione end f, perché fino a quando è vera la variabile f vuol dire che dentro quel file sto prendendo dei dati buoni. Quando diventa falsa mi devo fermare immediatamente perché sono incappato nella condizione di fine file. Allora, adesso per velocità non l'ho messa, ma in realtà volendo fare un programma che non fa questi pasticci, perché io adesso tutto è scritto bene, tutto è scritto bene, ma se uno commette un errore nel memorizzare i dati sul file succede un pasticcio. Allora ragazzi, quello che non deve mai succedere è che il programma si interrompe così. Il programma si deve interrompere per una condizione di errore che il programmatore ha gestito. Quando il nome del file non c'è, deve arrivare nome file errato, exit. Se quasi verifica questa condizione, devo dire se not f, exit, condizione anomala di fine file, cioè i dati che stanno scritti in quel file sono sbagliati. Però, a parte questo, l'operazione di lettura e scrittura di file è di una semplicità estrema. Definite lo stream, lo aprite,
Quando l'avete aperto, invece di fare Cin maggiore maggiore, fate F maggiore maggiore. Invece di fare C out minore minore, fate F minore minore. È tutto tale quale. Notate anche che in questo caso io non ho usato l'istruzione F close. Perché non l'ho usata? Perché quello stream non l'ho usato per fare altro. Allora, quando termina il programma, in maniera automatica viene invocata la chiusura dei flussi. Allora, se uno stream vi serve di chiuderlo perché dovete riaprirlo per collegarlo a un altro file, allora fate una F close e poi una nuova F open. Se non dovete usarlo più, la F close è opzionale. Ok, torniamo qui. Beh, questo è un esempio di quello. Qui sostanzialmente in questo esempio ripeto più o meno le stesse cose che vi ho fatto vedere al programma: immettere il nome, aprire, condizioni di errore e chiusura del file. Voglio farvi vedere. Ah, poi ci sono alcune funzioni che sono particolarmente comode. Per leggere un carattere voi potete fare F maggiore maggiore C, dove C è una variabile di tipo char. Negli stream abbiamo due particolari funzioni che sono put e get. Sono praticamente delle funzioni, esattamente come la print, sono delle funzioni membro dell'oggetto stream, cioè delle funzioni direttamente definite sugli stream. Allora, la funzione get mi passo un carattere e mi prende direttamente un carattere dallo stream. Ne esiste anche un'altra versione, questa è di tipo void, questa è di tipo char, alla quale mi passo il nome dello stream.get e mi restituisce un carattere dallo stream. Perché io faccio questa lettura carattere per carattere? Perché mi può essere utile? La funzione put invece mette un carattere nello stream. A che mi serve mettere una funzione di questo tipo? Vi faccio un altro esempio. Supponete sempre in questo file che io non abbia fatto questo errore qua, ma per esempio qua invece del carattere 3 mi sono sbagliato e mi è venuto il carattere I. Allora, dentro questo file che dovrebbe contenere dei numeri c'è un errore, un codice hash sbagliato e mi compare il carattere I. Secondo voi che succede? Perché è successo questo pasticcio infernale? Sbaglia a prendere qualche cosa, questo è sicuro, ma qual è il problema? Allora, se noi eseguissimo passo passo questo programma, ci renderemmo conto che quando vado a leggere questo file, la prima F legge questo numero e tutto va a posto, la seconda F maggiore maggiore legge questo, poi entro nel ciclo for, arrivo qua. Quando nel for mi trovo qui e ho F maggiore maggiore MIJ e sto leggendo il carattere I, secondo voi che succede? Sta leggendo un numero, ma ci trova nel file il codice hash di un carattere che non è un digit. Che succede? Succede una cosa sgradevole. Succede che la funzione F fallisce
e quindi mi dà un valore false. Ma purtroppo nello stream quel carattere i non viene consumato e quindi io mi trovo che ha voglia di girare, prova sempre a leggere, ma di fatto non legge niente perché fallisce la lettura, ma nessuno leva quel carattere sbagliato dallo stream. È la stessa cosa che succede di fare la lettura della tastiera. Se sbagliate e mettete i al posto del numero, va in loop, perché prova a leggere, fallisce la lettura e torna in loop, ma quel carattere non viene tolto, torna e se lo trova sempre. E quindi quello che è successo qui è che fino a un certo punto ha letto i valori giusti 1, 2, poi ha trovato quel carattere i. Io vado avanti come se avessi letto, ma in realtà la lettura fallisce e quindi nella variabile mj che cosa ci rimane? Il numero casuale che c'era prima. Quindi io penso di aver letto, in realtà non ho letto nulla e nella matrice mi trovo i dati sballati. Allora, quando capisco che c'è una condizione di errore, come faccio a levare un carattere dallo stream di input? Lo devo togliere leggendolo per carattere. Quindi devo leggere i caratteri dallo stream fino ad arrivare al carattere generato. Ecco perché mi è comodo forzare la lettura di uno stream per caratteri piuttosto che non per una cosa, non abbiamo avuto il tempo di farla, ma una tecnica che si usa molto è quella che gli stream vengono letti come stringhe. Dalla stringa io leggo i dati come numeri. C'è una funzione del C che si chiama sscanf che legge i dati invece che da un flusso di input da una stringa. Leggo i caratteri da una stringa e li interpreto come numeri. In questa maniera però io ho consumato il buffer e ho liberato per poter rimettere un dato nuovo nel buffer. Magari domani vi faccio un esempio dove vi faccio capire come posso gestire una condizione di errore svuotando un buffer. Io posso, in modo molto semplice, copiare un file o un altro file. La cosa più semplice è, gli passo il file di input, il file di output. Chiaramente il file di input è un file che esiste, il file di output lo devo creare io. Allora, gli do i dati d'ingresso e questo programma, vedete, guardate questa istruzione come è fatta. C uguale in file.get diverso da EOF. Ma riuscite a capire perché funziona? Allora, a me non piace che si mette tutto insieme, però i programmatori ci trasparsi queste cose le fanno spesso. Allora, proviamo a capire che sta scritto qua. Allora, esaminate un'istruzione un pezzo a pezzo. Allora, qui c'è scritto l'operazione interna è c uguale in file.get. Allora, viene invocata la funzione in file.get. Questa funzione prende un carattere dal file di input e lo copia nella variabile c che è di tipo char. Ragazzi, vi ricordate la proprietà dell'operatore di assegnazione? Questa è una cosa che abbiamo discusso un po' di tempo fa. In C++ io posso scrivere int xy e io posso scrivere x uguale z, x uguale y uguale 0. Perché posso scrivere questa roba così? Perché l'operatore di assegnazione
lo dovete guardare come se fosse una funzione che restituisce qualche cosa. L'operatore di assegnazione assegna il valore 0 alla variabile y, ma proprio come se fosse una funzione restituisce il valore assegnato, cioè 0. Questo valore assegnato è il nuovo valore che l'altro operatore di assegnazione assegna alla variabile x. Quindi l'operatore di assegnazione è in realtà una funzione che non solo fa quello che deve fare, cioè assegna questo valore, ma restituisce anche il valore assegnato. Allora, la funzione in file.get prende un carattere dallo stream di input, assegna questo carattere alla variabile c, ma tutta questa roba è una funzione, l'operatore di assegnazione, che restituisce il carattere assegnato. Se questo carattere è diverso da EOF, allora vuol dire che un carattere è buono e va avanti. Ragazzi, questo è il discorso di prima. EOF è una condizione logica. Se facendo questa operazione io trovo il file file, viene restituito come oggetto particolare il valore EOF, che è un valore particolare. Ma tutto questo, indipendentemente dal fatto che sul file fisico questo carattere c'è o non c'è, se si verifica la condizione di file file, allora il carattere restituito è il carattere EOF. Faccio questo confronto e quindi in questa maniera, perché è una tecnica molto efficiente, voi sapete quanti caratteri stanno scritti dentro a questo file, ma il ciclo va avanti pigliandoli tutti fino a quando non arriva all'EOF. Quindi questa forma è molto efficiente, perché io che ne so che ci sta scritto in questo file, ma tutto quello che ci sta scritto nel file di input lo sto copiando nel file di output. È chiaro? Questa versione è più efficiente, perché tiene conto che se facendo una di queste due operazioni l'apertura di un flusso non è andata a buon fine, la corrispondente variabile ha valore false. Allora, faccio la fopen. Se in file è vero e out file è vero, cioè se ho aperto correttamente questi flussi, allora faccio la lettura. Nel caso di prima potevo correre il rischio di fare la lettura su un flusso non aperto bene, e quindi con i pasticci che abbiamo visto un attimo fa. Tutto questo me lo posso mettere in una funzione copy file alla quale passo i due flussi, e questa funzione mi copia byte a byte dal flusso 1 al flusso 2. Quindi guardate, questa ve la potreste aggiungere come una funzione nella vostra libreria di programmi per la gestione dei file. Notate anche il fatto che se c'è un errore ho messo una exit per interrompere immediatamente l'esecuzione del programma. L'ultima cosa che vi faccio vedere oggi è la funzione cifratore e la funzione decifratore. Se io ho un file mio riservato e non voglio che qualcuno, aprendolo, possa capire che ci sta scritto dentro, allora ci sono vari modi per fare delle codifiche. La cosa più semplice, no? Quella che però ha solo scopo didattico, perché quella più semplice è: ma se io ogni carattere che leggo un codice hash, ci sommo una costante e lo scrivo con questa costante, sto leggendo una cosa ma ne sto scrivendo un'altra completamente diversa. Chi è l'unico che può capire che ci sta scritto? Chi conosce questa costante? E in lettura a ogni carattere hash gli levo la costante e rigenera il carattere giusto. Beh, questo è quello che viene fatto nella funzione cifratore. In pratica io leggo un carattere, ma quando lo scrivo sommandoci una variabile shift, cioè una
io ho provato a scrivere questa cosa. Solo che non mi ricordo dove l'ho scritta. Ok, questo che ho chiamato esempio 1. Allora, commento questa parte qua e chiamo questa funzione esempio 1 fa un poco tutta la catena di operazioni. Allora, gli passo un file di input e lui genera un file di output copiando queste informazioni. Poi codifico le informazioni in un file coded, le decodifico in un altro file che si chiama decoder. Allora, gli passo questi stream, apro dati in e dati out, sono file dati d'ingresso, file dati di uscita. Poi quello che c'è scritto in dati in lo metto in un file che si chiama coded, codificato. Quello che leggo dal file codificato attraverso la funzione decodificatore me lo salvo in un file che si chiama decoded.txt. Ok? Allora, proviamo a compilare e eseguire. Allora, quale esecuzione è? File copiato correttamente, file codificato correttamente, file decodificato correttamente. Poiché i nomi li ho dati direttamente io, lui mi ha direttamente generato questi file. Andiamo a vedere che cosa contengono questi file. Allora, il file dati in contiene i valori, i numeri 1, 2, 3 fino a 10. Dati out, vedete, questo l'ho generato esattamente. Allora, dati out è stato generato ora alle 11:41. Dati out contiene esattamente questi valori. Il file coded contiene questa roba qua. Non vi sforzate, sono singoletti, faccette. Che cos'è? Sommando alla costante k, che non mi ricordo se ho messo 10, 15, ce lo vediamo, in pratica a ogni codice hash, i codici hash dei numeri da 0 a 9 vanno da 48 a 57. Se gli sommo 10 sto facendo da 58 a 67. Quali caratteri sono queste faccette qui? Quindi chiaramente io ho copiato questo. Però se quando lo leggo e lo decodifico gli sottraggo questa costante,
allora nel file decoded riottengo i caratteri da 1 a 10. Quando si fanno delle crittografie, questa è la più semplice, crittografia con una costante fissa. Se uno invece ha un algoritmo che nel tempo varia il valore di questa costante, per cui i caratteri sono sempre diversi, per poterlo decodificare devi avere lo stesso algoritmo che rigenera le stesse costanti con la stessa legge temporale. Voi non avete seguito, quando c'è stata la manifestazione che abbiamo fatto qui in facoltà, abbiamo portato una macchina Enigma, che era quella utilizzata nella Seconda Guerra Mondiale, e lì c'era un complesso sistema di rulli che giravano e nel tempo ci davano tutte costanti diverse, per cui il messaggio cifrato lì hanno dovuto costruire un calcolatore per provare a decodificare Enigma, perché lì la cosa era veramente complicata. Adesso senza aver rubato con i servizi segreti alcune informazioni di base su un messaggio cifrato, non sarebbero stati in grado di decodificare Enigma. Questa è una cavolata, perché uno si mette il genere dei costanti e quando quello che esce non sono numeri all'otto come prima, ha trovato la chiave per poter decodificare il file. Allora, questa è appunto la funzione cifratore che vi ho fatto vedere. Leggi un vettore da file è la stessa operazione che abbiamo fatto con le matrici. Scrivere un vettore su file è esattamente la stessa cosa. L'ultima osservazione è sulla funzione getLine. Allora, la funzione getLine ci permette di leggere tutti i caratteri fino a un carattere particolare che è il carattere generale. Allora, poiché un file di testo, se voi guardate anche questo semplice file qui che ho generato prima, matrice, questo file, se lo andate a guardare dentro, questo file ve lo trovate come codice asci del carattere 3, poi il carattere slash n, codice asci del carattere 4, il carattere slash n, poi codice hash dei caratteri 1, 2, 3, 4, il carattere crescente e così via. Cioè il file è in realtà una sequenza di caratteri. Noi lo vediamo così perché ci sono questi particolari caratteri crescente che ci fanno l'andata a capo. Allora, la funzione getLine prende dallo stream di input tutti i caratteri fino ad arrivare al carattere crescente. Questa funzione ha alcune proprietà interessanti. Allora, vedete, in questa funzione abbiamo un puntatore. Questo è il puntatore al buffer e questo è il numero di caratteri. Oppure posso avere il puntatore a carattere, il numero di caratteri dell'indicatore. Allora, questa funzione che fa? Legge i caratteri da questa stringa e quando è arrivato o a un carriage return o aver letto num caratteri, interrompe e, poiché genera una stringa, al posto del carattere carriage return inserisce il tappo. Nella seconda versione abbiamo che vengono letti i caratteri fino ad arrivare a un particolare delimitatore. Per esempio, se io uso il carattere slash t,
questo è il carattere tab. Allora io potrei leggere dal buffer di input fino a fermarmi a un delimitatore che è il tab. Se voglio indicare un delimitatore particolare, devo usare questa seconda forma, altrimenti aspetto il carattere di fine linea, cioè il carattere strescende. Allora, guardate un esempio di getLine. Allora, ho questo stream, digito il nome del file, se c'è una condizione di errore genero il messaggio di failure. Dopodiché, while in file.getLine, line max line. Allora guardate, la funzione getLine, sempre richiamata con l'operatore punto, è la funzione getLine dell'oggetto stream. Questa funzione prende lo stream line e prende la stringa line e gli copia tutto quello che ha letto dallo stream in file fino ad arrivare a un carriage return o aver letto un numero massimo di caratteri per linea. In questa maniera io ho letto tutto il buffer. Con riferimento a questo esempio qua, una volta che io mi sono accorto che qui c'è un carattere sbagliato, che cosa posso fare per risolvere il problema? Se faccio una getLine, carattere per carattere leggo fino alla fine e quindi ho eliminato questi caratteri sbagliati, posso riprendere a leggere dalla seconda linea. Quindi la funzione getLine, se io ho inserito qualche cosa di sbagliato, mi permette di leggere comunque tutto fino alla fine e di pulire il buffer. Poiché i caratteri che ho letto mi sono messi in una stringa, posso poi andare a guardare la stringa carattere per carattere per rendermi conto di quello che c'era dentro e eventualmente recuperare una parte dei dati che mi potrebbero servire. Se io leggo tutta questa stringa, trovo il codice hash del carattere 1, poi un blank, poi il codice hash del carattere 4, un blank, poi questo che è sbagliato, poi un blank e poi il carattere 4. Esaminando questa stringa ci posso togliere i valori 1, 2, 4 che sono comunque buoni e eliminare il valore i. Potreste fare come esercizio: prendete una stringa che contiene caratteri digit, caratteri blank e caratteri alfabetici e recuperate i caratteri numerici che sono scritti all'interno di questa stringa. Provateci, che è un esercizio utile che vi fa rendere conto di come si possono risolvere questo particolare tipo di problemi. Va bene, e qua potremmo fare altri esempi sulle stringhe. Io mi fermo qui su questi aspetti.